E adesso la pagina sportiva, parleremo con Massimo Profeta, ospite nei nostri studi. Buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio a te. Della marcia di avvicinamento del Pescara del Pineto al derby di dopodomani in Coppa. Massimo, se sei d'accordo, iniziamo dal Pineto. Ieri ha Assolutamente. battuto in campionato la Fermana per 2-0. Mandiamo in onda le immagini della sintesi commentata da Orlando D'Angelo. Il Pineto ritrova la vittoria dopo il KO nel recupero di Olbia, 2-0 alla Fermana, sempre più fanalino di coda del girone B, con i gol di Volpicelli e Chakir nella ripresa. La squadra di Amaulo, premiato prima del fischio d'inizio dal presidente Brocco per le sue 200 panchine con il Pineto, continua a volare in piena zona playoff con 17 punti, solamente 3 in meno dei cugini del Pescara. Quarta vittoria stagionale per la neopromossa, che si conferma una delle più belle realtà del campionato in questa prima parte di stagione. Non è stato facile avere la meglio di una Fermana che, nonostante la posizione di classifica, ha giocato a viso aperto e con carattere, subendo il gol del Pineto proprio nel suo momento migliore. I marchigiani avrebbero potuto anche sbloccare il match prima dell'intervallo con Curatolo, in spaccata su un cross dalla destra. Il solito Tonti, con i piedi, si esalta e salva i suoi. Nella ripresa partono meglio gli ospiti, ma alla prima occasione i padroni di casa passano. Volpicelli dal limite dell'area con il sinistro sorprende Furlanetto e blocca un match che stava diventando complicato per gli uomini di Amaulo, e il quinto gol in campionato per il bomber pinetese. Per la Fermana un colpo pesantissimo, il Pineto passa al 5-3-2 con Chakir e Giambè pronti a colpire in contropiede. Nel finale arriva la gioia del 2-0 proprio per l'italo marocchino, che con un'azione personale insistita arriva a segnare con un colpo di testa in tuffo imparabile per il portiere. Il Pineto saluta l'Adriatico con la quarta vittoria stagionale. Dalla prossima si tornerà, si spera, al Mariani Pavone. Giovedì intanto ci sarà il derby di Coppa Italia, ancora a Pescara, contro gli uomini di Zeman. Beh, commentavamo con Massimo quello strano rimpallo della palla. E tu Massimo, ovviamente ieri giustificatissimo, perché eri in diretta con Solo Calcio, non hai avuto modo di vedere la partita, però ecco, ci puoi dare un'idea anche del momento che vive il Pineto di Amaulo? Assolutamente, un momento bellissimo, è la vera sorpresa di questo campionato, insieme con la capolista Torres, che ha conosciuto la prima sconfitta in campionato sul campo della Ventella. Però Pineto è stato costruito bene, è una matricola credibile, 17 punti in classifica, come diceva il collega Orlando D'Angelo nel servizio, 3 in meno del Pescara. Di questi 17 punti, 14 conquistati all'Adriatico Giovanni Cornacchia, Carmine. E fino tra a ieri, che però è stata l'ultima partita. L'ultima partita. Praticamente il Pineto ha giocato le prime 12 partite lontano dal pubblico amico. Quindi insomma ha fatto davvero benissimo fino a questo momento. È in piena zona playoff, settimo posto insieme con Pontedera e Gubbio. È in crescita il Pineto e ci sarà questo derby proprio giovedì contro il Pescara. Magari qualcuno dirà sarà una rottura di scatole per entrambe le squadre, no? Però non tanto per il Pescara, perché il Pescara adesso deve recuperare qualche certezza che ha perso nelle ultime settimane. C'è un'involuzione chiara, inequivocabile. Il Pescara deve riprendere un po' il filo anche del gioco, è stato evanescente a Carrara, non riesce più a produrre occasioni da gol come ci aveva abituato nelle precedenti settimane. Infatti i tiri sono arrivati da lontano, da fuori area, nell'ultima trasferta di Carrara. Insomma, ci sono stati anche dei problemi, ci sono delle carenze, l'abbiamo sempre detto anche a fine mercato. A centrocampo manca un play vero, troppe rotazioni da parte di Zeman nell'ultimo periodo, manca un finalizzatore da doppia cifra, da 20 gol c'era Lescano, non è stato rimpiazzato adeguatamente. Insomma, i problemi c'erano. Questa squadra, il Pescara, naturalmente non è all'altezza, abbiamo sempre detto, lo possiamo ribadire senza tema di essere smentiti, non è all'altezza di un campionato di vertice. Rimane una buona squadra sicuramente, con giovani di prospettiva, a Cornero, Moruzzi, purtroppo a Cornero non è di proprietà del Pescara ma del Genoa, può crescere ancora, però attenzione, adesso bisogna recuperare il terreno perduto. La cosa diciamo paradossale, Carmine, è che la vetta non è così lontana. Se rivediamo per un attimo la classifica del campionato di Serie C, guardate, la Torres ha 27 punti, è stata la grande rivelazione di questo campionato, una sola sconfitta appunto nell'ultimo turno sul campo
attacco dell'Entella. Il Cesena ha rallentato, un grande punto a dire il vero a Gubbio, perché ha giocato di fatto per 90 minuti in 10, al quarto minuto del primo tempo è stato espulso Corazza, ha perso per la prima volta anche il Perugia, quindi diciamo che sono tutte lì, però il Pescara probabilmente, se vuole fare qualcosa in più in prospettiva primo posto, dovrà pensare seriamente al mercato di gennaio. Ecco, non tanto domani e dopodomani, che ci sarà sicuramente un po' di turnover, ma sì, per la gara con il Rimini prevedi che ci sarà qualche accorgimento diverso da parte di Zeman? Guarda, intanto non ci sarà Mesic, che era diffidato e quindi sarà squalificato, probabilmente sarà gettato nella mischia per la prima volta in campionato, ha giocato solo in Coppa, Di Pasquale, era stato piuttosto, l'aveva pungolato in conferenza stampa Zeman proprio prima della partita con la Carrarese, però sicuramente giocherà lui, almeno questo è il mio sommesso punto di vista, vedremo, perché a centrocampo è chiaro troppe rotazioni, ripeto, Zeman non ha ancora individuato un centrocampo titolare, ci sono stati troppi cambi e questo non aiuta.